Salve a tutti, via per Facebook, come vedete è contenta perché proprio siamo nel paradiso del... Siamo alla stazione di Shinagawa, ok? Che però in realtà più che una stazione sembra un supermercato. Stiamo scendendo per stasera. Il bento per stasera, che mangiamo il bento in live su Twitch. Guardate qua, il bento praticamente sarebbero queste scatoline che i giapponesi si prendono per mangiare principalmente quando sono alla stazione dentro lo Shinkansen, quindi dentro i treni ad alta velocità o dentro i treni in generale. Belli questi qui, eh? Qui abbiamo quelli con la anguilla di mare, questi con la carne, poi abbiamo questi qua più, questi sono più wafu, sono, sì, questi sono con l'oden e altre cose. Ma è tutto qua, guardate che roba, anche qui che vendono, per esempio, qui vendono i dolci. Così di qua vendono sempre i dolci, belli questi dolci qua. L'abbiamo persa, è completamente... questo che è? Ah, è pesce. È completamente stregata da tutto il cibo, eh? Questo che sono? Oh, ah, questo hamburger, roba un po' più alla francese. Guardate qua che super fritto che c'è. Mamma mia, incredibile. E qui abbiamo il bento con il fritto. Immancabile anche il sushi. Proprio tanto. Dai, che cosa vuoi prendere? È indecisa, tutto, te vuoi prendere tutto, eh? Meno male che non ho fame ora. Meno male che non ho fame, però tra un po' ti viene. Questi qui, devo dire, molto spesso sono più belli che buoni, eh? Per i nostri gusti occidentali. Per i giapponesi invece sono tutti buoni. Io però voglio comprare questo, guarda. No? Io comprerei questo qui. Ma dimmi che vuoi, se no andiamo in un altro negozio, eh? Io. Totalmente indecisa, come io quando ero piccolo in un negozio di giocattoli. Qui invece vedete è pieno di ravioli, proprio in maniera tremenda, clamorosa, proprio di là li fanno, vedete, c'è la cucina a vista e li fanno. Mamma mia, questo paese proprio per il cibo è proprio specializzatissimo. Qui vedete un altro pezzo, ma qui è proprio tutto così, vedete, questa è la stazione, guardate quanta gente che c'è, una delle stazioni più grandi di Tokyo. Queste le ho appena comprate, guarda, questo qua le ho appena comprate, queste, che sono delle patatine, tra l'altro... voglio salutare Salvatore Aranzulla, che piacevano anche a lui, l'abbiamo comprato insieme per la prima volta. C'è Yuri che mi scompare come un ninja, mi riappare davanti. Sei un ninja quando sei, come mi muovo io al buffet e ti muovi dentro il supermercato, veramente. No, io prenderei questo, guarda. Dov'è? L'hamburger mi piace, l'hambago mi piace. No, però è un po'... Sì. Beh, no, questo è bello però, guarda che bella quello lì. Questo combo. Thai, c'è anche Thai, guarda. Thailandese, bellini questi, guarda qua. Cioè, ma è tutto così, vedete, uno esce di qua gli yakitori, qui vendono i maki, qui vendono i famigerati panini con la frutta, i fruits sando, quelli che fa la fila da tutte le parti. Di qua vendono i dolci, di laggiù c'è la panetteria, qui dentro non rientra, ci sono i dolci ancora. E tutti a comprare, ma questi sono buoni, tra l'altro, l'ho comprati tante volte. Questi sono i butter sando, che abbiamo comprato anche questi, press butter sando, però ai fichi, questo è il gusto fichi. Guardate belli che sono questi dolci. Questi sono belli veramente, eh? È il Mont Blanc, sì, è il Mont Blanc, per forza mi piace. Ah, questi sono prettamente giapponesi, questi piatti piacciono questi qua, eh? Però siamo ancora a mitrie. Sì, buoni. Allora, dopo una ricerca estenuante, Yuri prende questo, ok? Io invece ho preso questo qua e ora andiamo a prendere per Miwa. E per Miwa invece prendiamo questo qui, che sembrerebbe essere buono per un bambino. Un ristorante molto famoso di Tokyo, si chiama Maisen, famoso per il tonkatsu. Stazione Shinagawa, c'è una valanga di persone, guardate qua quanta gente che sta passando. Qui accanto, nonostante la variante giapponese, le persone vanno in giro. E se volete vedere tutta questa roba che abbiamo comprato, se mi seguite su Twitch stasera, stasera nella nostra sera, quindi a che ora avevamo detto? 7:30? Quindi alle vostre mezzogiorno e mezzo più o meno ci trovate su Twitch. Al prossimo video dal Giappone, ciao ciao! Ciao ciao!